La ditta Puccia aveva lasciato tre operai a casa, oggi il giudice gli impone di riprenderli. Quando ha preso in carico a Scicli, la ditta modicana che si occupa della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, ha assunto 36 dei 39 dipendenti in servizio nella ditta precedente. Una delle ultime sentenze emesse dal Tribunale di Ragusa è quella del 2 ottobre 2017 scorso in favore di Giuliano Trovato, rappresentato dagli avvocati Pitrolo e Vernuccio, che ha avuto riconosciuta l'illegittimità del licenziamento disponendo quindi il reintegro del posto di lavoro. A Scicli la ditta Puccia si è insediata il 31 gennaio 2017 prendendo il posto della Tech Servizi e della Clean Up. Come previsto nell'articolo 14 del capitolato speciale d'appalto, la ditta avrebbe dovuto assumere prioritariamente gli stessi dipendenti che operavano nell'azienda precedente. La ditta però ha ridotto il numero degli assunti da 39 a 36 e il licenziamento dei tre è stato giustificato per anzianità inferiore rispetto agli altri, un sistema smontato dal giudice. Il Tribunale ha considerato il ricorso fondato facendo valere la tesi secondo cui l'articolo 15 del capitolato speciale di appalto relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti del Comune di Scicli prevede che la ditta aggiudicataria è obbligata ad applicare tutte le norme previste dal contratto nazionale del lavoro dipendente e che non si riviene alcuna clausola che prevede l'obbligo di limitare a 36 le unità lavorative impiegate nell'appalto. Per quanto riguarda invece l'anzianità di Giuliano Trovato, i suoi legali hanno evidenziato che gli elenchi del personale trasmessi dai precedenti affidatari del servizio indicavano il 2015 come data di assunzione del loro assistito, ma senza alcuna indicazione di anzianità convenzionale. In pratica Trovato era rientrato in servizio, almeno su carta, nel gennaio 2015 grazie a una sentenza del giudice che ne disponeva il reintegro per licenziamento illegittimo. Ufficialmente il suo reintegro è avvenuto nel maggio del 2015, quando l'affidamento l'ha avuto la TEC, dietro conciliazione stipulata dinanzi al giudice.